È iniziato in provincia di Chieti il tour elettorale della deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi per la lista dei riformisti e civici, nata dall'iniziativa politica di Italia Viva e Socialisti in Abruzzo, a sostegno di Luciano D'Amico, candidato alla presidenza della regione. La Boschi, accompagnata dal coordinatore regionale di Italia Viva Camillo D'Alessandro, nell'incontro a Lanciano ha parlato di temi nazionali e locali, facendo anche riferimento alle elezioni in Sardegna. Onorevole Maria Elena Boschi, ultimi giorni di campagna elettorale, lei si trova qui a Lanciano, c'è più entusiasmo dopo i risultati della Sardegna? Sicuramente sì. D'Amico e le liste che sostengono D'Amico, ovviamente anche i riformisti e civici, hanno fatto una bellissima campagna elettorale in queste settimane in cui è stato veramente fatto ogni giorno un passo in avanti e adesso la sfida è completamente aperta per domenica 10 marzo. Il risultato in Sardegna però ha dato l'entusiasmo per affrontare la settimana finale perché la Meloni non è imbattibile e soprattutto si può vincere anche di 3.000 voti. D'Amico è la persona giusta per l'Abruzzo perché D'Amico rappresenterebbe davvero gli abruzzesi e non la Meloni, non il fortino di Fratelli d'Italia come ha fatto Marsilio negli ultimi anni, in cui non c'è mai stata una presa di posizione di Marsilio contro il governo Meloni, anche quando è andato contro gli interessi di questo territorio, per esempio sottraendo risorse importanti dal PNRR già previsto per lo sviluppo infrastrutturale di questa regione. Con D'Amico non succederebbe, con D'Amico sarebbero al centro i giovani perché abbiano l'opportunità di restare in Abruzzo, di crescere professionalmente in Abruzzo, la sanità, perché non è possibile che 4 abruzzesi su 10 rinuncino a visite specialistiche e soprattutto D'Amico farebbe sentire a voce alta la voce dell'Abruzzo con orgoglio. Io credo che sia una sfida che D'Amico possa vincere, abbiamo bisogno ovviamente del lavoro di tutti, dell'impegno di tutti in quest'ultima settimana.